Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo episodio con Fast RMX. E oggi siamo su, e dopo un momento di smarrimento, eccoci qua con la Coppa Thallium. E ci manca questa da provare, la X-Isle, e la proviamo. Quanta velocità ne... ciao, bene, sono contento. Proprio quello ci voleva. Vai, che botto in... si levi però, signore. Cioè, la strada è fatta per quelli che corrono, qua ovviamente nei circuiti di Fast RMX. Quanto rumore c'è in questa pista, quanto siamo in un giacimento di non lo so cosa, perché sbuffano tantissime robe, sembra un livello di Sonic. Porca miseria, quando mai ho preso boost? Ah, non vedevo più la strada, o era la strada che non vedeva più me. Molto bella sta mappa, sto circuito non è una mappa, non sto giocando a Duty of Call. Cazzo, quanti salti però, quanti, contatemeli per favore. Scano che, aiuto, non me l'hanno detto che c'era il salto, sti qua che nascondono le robe. Una gara saltellante così, grazie mille, permesso, si sposti, le devo, bastardo, mi ha reso focaccia per pane. Quanti rumori ci sono in sto circuito, quanti, tantissimi. Avranno passato tipo, non lo so, 3 mesi di lavoro solo per registrare tutti i rumori da ficcarci dentro sta cazzo di circuito, minimo, no? Aiuto, no, vabbè. Quanto ce l'ha su con me? Ci siamo venuti nelle natiche già un paio di volte, molto tranquillamente, tra amici. No, ara, vabbè, anche il quinto vuole unirsi alla festa, anche sesto e settimo, intanto che ci siamo. Ma sto andando piano? E questa è la domanda, sti schifosi, aiuto, ultimo lap. Ovviamente l'obiettivo è sempre arrivare sul podio, perché se non sbaglio si sbloccherà una nuova macchina e anche credo l'ultima coppa. Poi non so se le coppe tra difficoltà cambiano, quello non lo so, non so quale sia, diciamo, il cambio di difficoltà che ci possa essere, ma vedrò se portarlo o meno. Almeno vi ho fatto vedere già tutte le gare, perché sono volato così, datemi gli orbi. Se devo arrivare quarto, dove scappi, amico mio? Ti sei già dimenticato di me, sto, ok, ma in tutti me in cura io. Va, non ce n'è più neanche uno, solo non si vedono i due leocorni. Vieni qua, marrano, dov'è la strada? Eccola, dov'è? E vai, arriviamo ultimi, forse no, per un pelo non sono arrivato ultimo, fanculo. Tanto si deve essere alzato anche il volume, perché mi stanno scoppiando le orecchie. Why me a cost? Con che voce? Siamo quinti in partenza da MotoGP, tra l'altro in obliquo, partendo in perpendicolare. Si parte così nelle moto, con le moto, ma qua non siamo con le moto, ma qua siamo con le macchine. La X-Isle non è male, è anche bella pesante, però mi sa tanto che col fatto che è pesante è un po' come, fanculo, la Ducati, che sembra pesante e invece non lo è. Abbiamo appena superato Lorenzo Marquez, lo stronzo primo, e quindi lo devo arrivare. Venga qua, non è perché ha amici spagnoli è che è sempre primo. Villano, ecco, va in cell a breve la MotoGP. Dio, speriamo che sia l'anno buono per qualcuno, aiuto. E sono terzo, ho sbattuto gli occhi e mi hanno superato. No, fa bagno, gli orbi, ha già finito il giro, la madò, permesso. E vabbè, gli vado io in culo con delicatezza e mi girano loro, perfetto, permesso. Mamma mia, che sorpasso, che sorpassone.
Devo impennare, ma non ho due ruote. Tanto non ne ho neanche quattro, però. Questi sono dettagli! Se non mi schianto e se non provo la fauna dei vari circuiti, non sono contento io. Quindi, siamo ancora a te! Come faccio a essere primo che mi sono schianteo? Fuga! Fughissima! Fuga per la vittoria! Dov'è Pelé? No, vabbè, sbaglio tutte le tipologie infinite dei turbi. Che mi serve tanto, perché ho anche un pochino di distacco. Qui almeno pregno il distacco con più metri. Oh, do cacchio finisce. Ma sbaglio, è sembrato più... è sembrato più lungo il secondo dal primo giro. Boh. Forse perché ci sono stati più sbatacchiamenti incredibili. Perché non prendo le scie? Aiuto. Ma da cacchio è andato il primo? È sparito. Non si fa più vedere. Eccolo. E vabbè. Sto qua che mi svernicia tutto. No. Venga qua. Ma qua avevo superato tutti prima. Beh. I misteri. Datemi il turbo. Uno di qua, uno di là, uno di qua, azzurro, arancio, azzurro. E poi... Dove cacchio è? Devo arrivare secondo. Oh, no. Fanchigallo. Grande mago. Vabbè, mi incura tutti gli orbi. Una terza piazza. Con l'ultimo giro migliore sotto il minuto. Incredibile. Che navicella è quella, vai in culo. Lo giri. No, vediamo come ci siamo messi in classifica. E siamo secondi. La prima posizione è molto difficile, ma almeno secondi ci siamo. Eccoci qua con l'ultima coppa di oggi, della coppa che non mi ricordo più, che non ha nome. E siamo terzi. 2, 1, bam. E non vorrei dire erranderie, ma siamo partiti tutte e tre le volte col turbo. Adesso non vorrei dire questa cosa che poi avrà effetti collaterali su tutto quello che devo fare in futuro, però meno siamo stati fortunati. Silevi Marquez, è tempo per altre persone non spagnole di vincere il moto mondiale navicelloso. E vabbè, c'è, ciao anche le frane qua. Ma io dico, adesso siamo in un pianeta qua che facciamo le corse tutte qua, ma sistemare un po', non dico il manto erboso, ma... là vabbè, dopo quelli che mi vengono nelle natiche, basta, quanto turbo! Sistemare un po' la periferia delle gare, no, eh? E ci sono i meteoriti, poi ci sono le guerre mondiali di Robot Wars, poi ci sono qua le balanche... Poi cadono le cascate, salgono le cascate con Link, con la cosa, con la tuta che sale le cascate, tutta Zora. Incredibile gioco. E poi ci sono anche i stalattiti, però vabbè, quelli lì. Guarda qua che non pulisce nessuno. Qua in Formula 1 avrebbero completamente rallentato la gara, o anche fermato per togliere dei detriti. Invece qua no, le lasciano per farsi del male. Non siamo mica al Destruction Derby, eh. Mega turbo. Mamma quanto turbo. Si levi lei. Perché non l'ho rullato? Perché è uno stronzo. Devo fare i point. Oh, tutte le volte che dico devo arrivare prima, devo fare i point, e tutte le volte mi sorpassano. Vabbè, io me ne sto zitto. La prossima volta ci sarà un commentary in silenzio, molto belli. Non ho preso manco un turbo, no, vai contro, vabbè, volevo buttarlo io contro il coso. Levati, quanti si, aiuto, se n'è schiantato anche un altro, via, quanto turbo. Vai la velocità della luce. Quinto. Ho fallito come un pro. E in classifica finale è arrivato.
quanto pari merito, ma me l'hanno data a me perché ho degli agganci lì con gli spagnoli della MotoGP. Ed eccoci qua, grazie mille ragazzi, gli spagnoli sono i grandissimi. Viva Marquez che è arrivato primo, con secondo Lorenzo sulla Ducati, come si può vedere, e sono arrivato terzo. Yes, non è male come navicella, ma è troppo pesante, non dà l'aria di essere veloce, ecco. E siamo arrivati terzi, abbiamo sbloccato la nuova macchina, la Müller, direttamente da Thomas Müller Bayern München, 1-2-3 poli 2. Abbiamo sbloccato anche l'ultima coppa, sto cazzo, e spero proprio che mi sia piaciuto l'episodio, e ci vediamo subito un attimo che vi dico un appuntamento alla prossima con l'ultima coppa Platinum. Ciao.